Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Allora, sono 7 mesi che non carico video, è passato tempo, ho i capelli sempre scompigliati e ho molte cose da fare. Però oggi sono qui per portarvi un nuovo video delle teorie di Winicky. Molti me l'hanno chiesto, molti mi hanno scritto pensando che mollavo il tutto. No, non sto mollando il tutto, state tranquilli. E sto lavorando, diciamo, sull'università. Che non manca molto alla mia laurea, spero di riuscire a finirla più presto possibile. E comunque oggi sono qui per portarvi la teoria su Mars Sun. Mars Sun è uno degli ultimi personaggi che mancano alle teorie di Dominicchi. Ne restano oltre Mars Sun altre due, che sono QQ Khan, se non erro, e i Torigen, non so come si leggono, insomma, gli uomini barra donna uccello che ci sono lì nel gioco di Dominicchi. Finito questo, voglio che voi mi scrivete sempre nei commenti i personaggi, le teorie, i videogiochi che volete che io faccia. Ovviamente sto cercando di riportare avanti pure i gameplay, ho già ripreso in mano Misao e vediamo un pochino se riesco ad andare avanti. Marsan è una creatura dall'aspetto simile ad un'enorme gamba color indaco, con un grande occhio dalla quale fuoriesce e gocciola un liquido verde, simile a delle lacrime, che può essere trovato nella parte sotterranea di Marte. Quando Madotsuki lo accoltellerà, esso non morirà, ma bensì il suo occhio rosso diventerà verde, e se lo si accoltellerà nuovamente, ritornerà al colore originario, e così via. Le teorie intorno a Marsan sono tutte tristi, spinte dal fatto che esso appare piangente e il sottofondo musicale del luogo in cui si trova è una breve e ripetitiva melodia triste e malinconica. Inoltre, se il giocatore tenterà di interagirci, questo emetterà un suono altrettanto lamentoso e malinconico. Marsan può essere visto come un alieno finito su Marte, ma da cui non può scappare perché la sua navicella si è rotta e quindi il gruppo di macerie poco distanti dalla creatura potrebbero rappresentarne i resti. E quindi piange perché? Perché piange Marsan? Forse perché è destinato a rimanere lì, lì su Marte, per sempre, da solo, senza poter vedere più nessuno, specialmente la sua famiglia. Quindi, cosa c'entra Marsan con Madotsuki? Mettiamo a paragone i due personaggi. Immaginiamo che Madotsuki prenda Marsan come se stesso. Qual è il rapporto tra i due? Bene, in questo caso Madotsuki si rispecchierebbe, sentendosi alienata dal resto del mondo di cui lei vorrebbe far parte, che vorrebbe raggiungere, afferrare, render suo. Ebbene, Madotsuki non riesce a farlo a causa della sua condizione di marginata ed è indotta quindi a soffrire in silenzio la sua solitudine, senza che nessuno lo sappia o se ne curi. Oppure una seconda teoria riguardante Marsan è quella che potrebbe rappresentare qualcuno che ha assistito all'incidente ferroviario in cui Masada ha perso la vita. Bene ragazzi, il video su Marsan finisce qui. Spero che questo video vi sia piaciuto. Piano piano sto riprendendo tutto quanto per farlo al meglio. Vi chiedo scusa della mia assenza, ma chi come me studia sa quanto è importante e quanto tempo porta via. Piano piano cercherò di fare tutto, finirò le teorie di Yumi Nikki. Spero che voi nei commenti mi scrivate altre teorie che posso fare. Ho intenzione di fare anche teorie di altri personaggi, ne ho già in mente un paio. Vi posso spoilerare ad esempio che ho delle in mente o delle idee riguardanti qualche teoria su Ib. So che molti di voi amano Ib e vedrò di farlo, però dovete chiedermelo. Voglio vedere se voi siete interessati davvero a questa cosa. Io spero che il video vi sia piaciuto, qui di fianco a me trovate le altre teorie che ho fatto, guardatele, lo so che soltanto la quarta praticamente ha una qualità ottima secondo me, ma le altre tre spiegano comunque bene secondo me.
quanto me quello che sono i personaggi. Bene ragazzi, il video finisce qui, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!